canzone si intitola Nessun Secondo ed è stata proprio creata durante il marzo e aprile del primo lockdown. Il collettivo Arbien è un collettivo con tante persone che si conoscono, sono 6-7 persone, ma inizialmente parte da un'amicizia che dura ormai 30 anni, tre ragazzi che si sono incontrati tra i banchi di scuola e sono rimasti amici. E nonostante la vita li abbia portati a fare cose diverse, si sono ritrovati attorno a uno di loro, ovvero Mauro Mazzanobile, che è un infermiere della terapia intensiva all'Humanitas Gavazzeni qui a Bergamo, che a un certo punto una sera, rientrando da un turno parecchio difficile in questo marzo, no, tragico nella Bergamasca, ha avuto la trovata, l'idea di scrivere un semplice messaggino. Ma se scrivessimo una canzone che ci parla di questo momento? E così io e Andrea Bonalumi, che in realtà lui è un vetraio ma fa anche il DJ, abbiamo cominciato a ragionare, a scrivere. Abbiamo capito che era una cosa molto importante, perciò abbiamo deciso di chiamare addirittura un nostro professore del liceo, Mirko Finotto, che è un bravissimo chitarrista. E allora lui con la sua chitarra avrebbe dato sicuramente un tocco caldo umano alla musica. E nel frattempo io e Mauro abbiamo cominciato a scrivere il testo, a rimpallarci il testo, a capire di cosa parlare. Il Covid è rimasto praticamente fuori da questo testo. Abbiamo capito che avremmo dovuto parlare di cambiamento, di resilienza, di resistenza, di forza, ma anche di fragilità. Il cambiamento tanto sbandierato a marzo-aprile, che adesso non c'è più, deve riecheggiare ancora nelle nostre teste. Dobbiamo capire che ciò che abbiamo lasciato non è quello che vogliamo ritrovare. Il passato è passato e il futuro deve essere diverso. Qui ora io lotto, qui ora combatto, qui ora con forza trovo il coraggio. Qui ora non mollo, qui ora difendo, qui ora sono un gioco, non posso star fermo. Qui ora io lotto, qui ora combatto, qui ora con forza ritrovo il mio coraggio. Qui ora non mollo, qui ora difendo, qui ora sono in gioco, non posso star fermo. E inoltre a questa parte di testo, a questa musica, a questa creatività prettamente musicale, abbiamo deciso di aggiungere anche un lato artistico tramite Giulia Cabrini, una studentessa dell'Accademia Santa Giulia, che ha praticamente creato tutte le immagini che cercano di trasmettere in maniera diversa appunto questa canzone. Inoltre, in chiusura, voglio ringraziare, perché fanno parte anche loro in qualche modo di questo collettivo, Andrea Facheris, che ci ha permesso di masterizzare la canzone, e Mara Salerno, che ci ha fatto un po' sentire dei divi, cioè ha realizzato un servizio fotografico che farà parte appunto poi di un crowdfunding. Poi avete deciso anche di cercare di finanziarla e costruirci attorno un progetto attraverso una piattaforma internet in cui appunto si cercherà di raggiungere questo target per finanziare una serie di CD, che sono solo l'inizio poi di un progetto più complessivo che voi vorreste portare avanti, partendo proprio da questo concetto di cambiamento. Sì, perché è cambiata anche la prospettiva, diciamo, della finalità di questa canzone. Inizialmente volevamo finalizzarla per un progetto di aiuto agli ospedali, ma già la cultura aveva dato tanto. Il mondo dello spettacolo invece è ancora in sofferenza, e l'idea nostra come collettivo Arbien è stata proprio quella di fare il contrario, cioè di chiedere a un infermiere, che è Mauro appunto, di cantare questa canzone a favore appunto di un progetto che fosse un progetto culturale. Riuscire anche ad arrivare a più gente possibile, abbiamo deciso di fare un crowdfunding tramite la piattaforma Kickstarter. Abbiamo quindi deciso di realizzare un CD, che forse è un oggetto un po' vecchio, ma per noi vuole essere un oggetto prezioso, perché avrà un booklet con le illustrazioni di Giulia.
Nel crowdfunding, oltre al CD, ci saranno delle magliette e degli altri gadget che contribuiranno a far sì che si possa raggiungere un obiettivo. Ma qual è l'obiettivo degli RBN? È quello di riuscire a finanziare un progetto culturale, e qui entra Albano Arte, un progetto teatrale che si sta costruendo, molto importante, che parlerà praticamente di ciò di cui parla la canzone, quindi resistenza, la fragilità, anche il fatto di dire no, perseguire sempre la stessa strada. Per questo Albano Arte sta costruendo un progetto che appunto è, per ora è top secret, ma ti assicuro che ne parleremo ancora assieme, e il collettivo RBN in questo senso aiuterà il progetto, anche perché ciò che è l'arte del collettivo RBN, cioè la scrittura della musica, la scrittura del testo, il cantato, eccetera, sarà praticamente devoluto, no? Per questo progetto. Qui ora lo giuro su ciò che è successo, non attendo un secondo per cambiare me stesso.